Sentenza della Corte Costituzionale sancisce il diritto all'intimità negli incontri tra i detenuti e i loro partner. Un convegno fa il punto sulla difficile attuazione. Persia, un viaggio, un'esperienza di vita, la scoperta di un popolo gentile. La mostra fotografica di Sauro Bani restituisce un'immagine autentica dell'Iran. Il Mango Music Fest torna nella splendida cornice del Parco Il Prato ad Arezzo. Concerti a ingresso gratuito e 30 artisti sul palco per la 20ª edizione. Il diritto all'affettività in carcere. 5 mesi fa la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di colloqui intimi in carcere tra i detenuti e le persone a loro legate da una relazione affettiva. In assenza di obiettive ragioni di pericolosità, l'attuale assetto, che prevede che i colloqui con i congiunti ed altre persone si svolgano in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia, rappresenta una vessazione gratuita, esageratamente afflittiva, ha sancito la Consulta, che ha così affermato il diritto all'affettività e alla sessualità in carcere. Sulla portata della storica decisione e sulle conseguenze che ne dovranno scaturire nei penitenziari italiani e toscani, si è discusso nel corso del convegno dedicato al tema dell'affettività in carcere, tenutosi nell'Auditorium Spadolini di Palazzo del Pegaso, organizzato dal Garante dei diritti dei detenuti della Regione Toscana, da AIGA, Associazione Giovani Avvocati, e dall'ONAC, Osservatorio Nazionale sulle Carceri di AIGA. Allo stato attuale è possibile fare poco in realtà, perché le strutture garantiscono la possibilità di fare colloqui familiari anche prolungati nel tempo. Ovviamente sono prolungati nel tempo non nelle modalità che prevede la sentenza della Corte Costituzionale, quindi sono colloqui con i bambini, colloqui con i propri congiunti, che però sono fatti sempre e comunque sotto una sorveglianza, quindi il personale di polizia penitenziaria è sempre a osservare il colloquio, che non può essere registrato, e quindi c'è una privacy dal punto di vista uditivo, però dal punto di vista visivo non c'è assolutamente privacy. Quindi ci si ritrova in delle stanze oppure anche negli spazi all'aperto, però c'è sempre un costante controllo. È proprio la nostra Costituzione che parte da una funzione rieducativa della pena, ed è proprio la funzione rieducativa vuole, non può prescindere da quello che è la personalità, la dignità della persona appunto in una situazione di detenzione. Quindi enfatizzare e investire anche sulla possibilità che il detenuto possa continuare a mantenere i suoi affetti, abbia un suo diritto alla sessualità e all'intimità, è sicuramente nella direzione per attuare quel principio costituzionale della essenzialità della difesa, ma soprattutto anche della funzione rieducativa della pena. Il convegno ha coinvolto operatori della giustizia, avvocati, garanti, associazioni ed esperti. Presente anche il magistrato di sorveglianza di Spoleto, che nel sollevare la questione di costituzionalità, poi accolta dalla Consulta, ha fatto presenti le istanze di un detenuto e le conseguenze negative dell'assenza di intimità sul mantenimento del suo rapporto di coppia, un rapporto a cui il detenuto tiene particolarmente e al quale considera legato il proprio futuro reinserimento sociale. La Corte ha riconosciuto che nell'ambito del diritto all'affettività, che è da riconoscersi a tutte le persone detenute, ci possa essere uno spazio anche alla declinazione sessuale, quindi durante l'incontro intimo, quantomeno per tutte quelle persone detenute che non presentino dei profili di pericolosità sociale particolare, individualizzata, che li renderebbero inopportuni, anzi addirittura pericolosi. Penso ai detenuti in 41 bis, quindi detenuti per i quali noi dobbiamo monitorare i momenti di contatto perché potrebbero veicolare all'esterno dei messaggi negativi. Ecco, particolari tipologie di detenuti. No, per tutti gli altri deve essere data questa possibilità, che ha appunto questa prospettiva di futuro dietro le spalle. Nel corso del convegno sono state anche citate le esperienze di altri paesi europei come esempi significativi a cui ispirarsi per costruire strutture adeguate e dignitose nelle carceri italiane, a partire da quelle della Toscana. Nell'occasione è stato inoltre ricordato come la Regione Toscana avesse presentato nel 2020 una proposta di legge regionale per regolamentare l'esercizio del diritto all'affettività in carcere, che insieme ad un'analoga partita dalla Regione Lazio aveva investito la precedente legislatura nazionale senza che ne venisse dato alcun seguito.
Nell'ottobre 2023 il garante regionale ha trasmesso nuovamente l'atto normativo al Consiglio regionale perché possa di nuovo essere votato come proposta di legge di iniziativa regionale. La Fondazione Michelucci, dietro mandato dell'Ufficio del Garante regionale per i diritti dei detenuti, aveva svolto questa ricerca sugli spazi per l'affettività già nel 2021 a seguito della proposta di legge mossa dalla Regione Toscana in Parlamento. Avevamo fatto un lavoro in piena pandemia e quindi un po' limitato nella ricerca degli spazi. Quello che emergeva era una situazione dove ancora gli spazi effettivamente utilizzabili per l'affettività o la sessualità di fatto non esistevano e non esistono neanche oggi. Ovviamente ci sono spazi legati all'esercizio delle relazioni, agli incontri con i familiari. Quello che in estrema sintesi si può dire rispetto agli esiti di quella ricerca è questo: sostanzialmente c'è bisogno di creare, soprattutto oggi che la sentenza della Corte riapre il tema e lo riapre in maniera forte, creare degli spazi reali dove possano esercitarsi il diritto all'affettività, ma anche l'incontro con i minori, tra genitori, eccetera, e anche l'affettività, la sessualità. I diritti naturali che non possono essere compressi neanche nella fase detentiva, è questo che dice sostanzialmente la sentenza. L'affettività, il patrimonio affettivo di un detenuto, che va dalla famiglia all'aspetto sessuale, non cambia niente, lo spettro è amplissimo, non può essere compresso da un sistema di detenzione, dalla pena datamente intesa, ma deve essere ad essa integrato e soprattutto deve essere ad essa connaturato, perché fa parte della natura umana. Penso che ogni regione misuri la qualità della propria democrazia nel livello in cui le nostre carceri oggi vivono, nel livello in cui i detenuti riescono ad essere reinseriti, in come loro possono vivere all'interno delle proprie carceri la propria affettività. È un livello su cui ognuno di noi deve dare un proprio contributo perché possa essere migliorato. Viviamo un tempo complesso e penso che iniziative come queste possano aiutare anche ad indirizzare, a cercare la direzione giusta. Noi dobbiamo costruire le condizioni perché ogni detenuto possa ricercare e ritrovare una vita diversa da quella che ha preceduto il suo arrivo in carcere. Persia, la scoperta di un popolo gentile. Persia, un viaggio, un'esperienza di vita, la scoperta di un popolo gentile. È il tema della nuova mostra fotografica ospitata negli spazi espositivi Carlo Azeglio Ciampi del Palazzo del Pegaso. Gli scatti di Sauro Bani restituiscono un'immagine dell'Iran e del suo popolo che va oltre gli stereotipi con cui dai tempi della rivoluzione religiosa di Khomeini si rischia di vedere questo paese del Medio Oriente. La mostra raccoglie ritratti e paesaggi in bianco e nero realizzati lungo un viaggio condotto nel 2022 con curiosità da Sauro Bani insieme al figlio Cosimo e all'amico Stefano nelle città storiche della Persia, luoghi carichi di testimonianze artistiche e religiose e poi nel deserto del Lut. Attraverso una collezione di volti, storie e attimi di vita quotidiana, la mostra restituisce l'immagine di un popolo fiero della propria storia e delle proprie tradizioni. Un inno di libertà, oltre la propaganda e i regimi, in questa mostra, arrivata a Palazzo del Pegaso, grazie alla proposta del consigliere Massimiliano Pescini, da poco scomparso, e a lui dedicata dall'artista e dal presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Questa è una mostra che ci aveva proposto, chiesto e sponsorizzato, diciamo così, Massimiliano Pescini. E ci fa particolarmente piacere, siamo particolarmente orgogliosi di poterla ospitare. È un modo veramente per pensare che Massimiliano è sempre con noi. Ci piace parlarne al tempo presente perché Massimiliano è un collega, ma soprattutto è un amico, non solo del Consiglio regionale, ma di tante parti della Toscana, del Mugello, di tutto il collegio che ha rappresentato in questi anni. E siamo davvero contenti che questa mostra sia oggi qui a Palazzo del Pegaso, sia arrivata in città, come aveva promesso lui all'autore quando si erano incontrati,
e ci fa piacere che il sottotitolo di questa mostra sia, contenga la parola gentilezza, perché alla fine gentilezza è anche l'aggettivo che meglio descrive Massimiliano, il suo modo di essere uomo, di essere istituzione, di essere consigliere regionale, e quindi è davvero un pezzo di Massimiliano che oggi rivive dentro al palazzo e siamo felici ed orgogliosi che sia uno dei tanti modi con cui Massimiliano continuerà ad essere con noi fino alla fine di questa legislatura. Io seguo il lavoro di Sauro, che è un mio vecchio amico da quasi 50 anni. Ne conosco il temperamento avventuroso, l'ansia del viaggio, l'inquietudine, la curiosità, tutte caratteristiche che in questa mostra sono evidenti. La mostra è importante perché oggi l'Islam per noi è il grande nemico, è il grande demonio, è il male contrapposto al bene occidentale. Questa mostra documenta che le civiltà vanno comprese nelle loro radici, non si può semplificare, semplificare porta alla guerra e allo scontro. È stata un po' una scommessa perché siamo partiti in un momento veramente particolare, era iniziata da poco la protesta delle donne iraniane e siamo andati là con, proviamo, perché ormai si era comprato il biglietto e si doveva fare questo viaggio, ed è stata veramente un'esperienza unica perché abbiamo avuto un'accoglienza incredibile con un popolo, come ho detto nel titolo, un popolo gentile, un popolo che si rifà a tradizioni millenarie di accoglienza del passaggio delle carovane. È stata veramente una scoperta, è stato lo scoprire un popolo sottomesso da una banda di tiranni, che in qualche modo, ecco perché la proposizione di una mostra che in qualche modo vuole riqualificare un rapporto con la Persia, diciamo. Tante foto, tanti volti. Sì, soprattutto, ma poi il fatto è che ho scoperto, a differenza di altri popoli islamici, e non è un popolo islamico secondo me, che si nasconde e non vuole che essere fotografato perché gli rubi l'anima, no. Io tutte le volte chiedevo gentilmente di farsi una fotografia, si mettevano in mostra e io facevo la fotografia senza nessun problema, ma questa è stata una cosa generalizzata proprio, ecco perché c'è tanti volti. Il Mango Music Fest di Arezzo. Il Mango Music Fest torna nella splendida cornice del Parco Il Prato ad Arezzo dal 9 al 13 luglio, con l'appendice conclusiva il 14 luglio all'alba, l'esibizione speciale alla Fortezza Medicea di Paolo Benvenu. La 20ª edizione della rassegna vedrà i concerti sempre ad ingresso gratuito e 30 artisti ad alternarsi sul palco per quello che ormai da due decenni è uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Questo è uno davvero dei festival più importanti del nostro paese. Tutto nasce da un gruppo di ragazzi che hanno voluto osare, andare oltre, cercare di proporre musica di frontiera, e oggi quella musica di frontiera è diventato il luogo in cui tante ragazze e tanti ragazzi da tutta Italia si incontrano. È un evento importante, unico nel suo genere, e noi siamo felici e orgogliosi di, come Consiglio regionale, di dare il nostro contributo, perché la Toscana deve porsi non solo come terra di arte, di cultura, di bellezza, ma anche come luogo in cui tirar fuori il meglio dalle nostre ragazze e i nostri ragazzi. I concerti, il teatro, la cultura svolgono una funzione sociale davvero importante. È una bellissima occasione per venire a conoscere Arezzo. Un grazie agli organizzatori, un grazie a tutti i volontari che parteciperanno, un grazie a tanti ragazzi. Io stamani a qualcuno ho detto vado alla presentazione del Mango Festival, mi hanno detto mi raccomando portaci il programma, quindi evidentemente non solo nella nostra città ma anche fuori è molto sentita, quindi siamo orgogliosi anche quest'anno di presentarla in Consiglio regionale. È la 20ª edizione, quindi è un anniversario importante. Saranno 5 giorni a ingresso gratuito dal 9 al 13 luglio al Parco Il Prato di Arezzo. Vogliamo festeggiare questo compleanno nel migliore dei modi, con una kermesse di artisti molto variegati, tantissimi, e si spazia da Argent Amico, Ross Villain, Africa Unite, Sound System, Cosmo, tantissimi giovani emergenti che stanno percorrendo una carriera importante, stanno crescendo, da scoprire soprattutto, nomi internazionali come Muramasa, John Talabot. Quindi grande festa, ogni giorno dalle 18 si apre i cancelli, ci sarà spazio anche per le eccellenze del territorio enogastronomico, per i mercatini di gadget e poi per visitare la città. Contemporaneamente c'è una mostra di Vasari molto importante, è l'anniversario anche per Vasari quest'anno, quindi ci abbiniamo a livello di città a questo e quindi con l'intento di portare più persone possibile ad Arezzo a visitare i luoghi del centro e poi la musica la sera.